Christmas. Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Allora, fa freddo. Fa freddissimo. Fa molto freddo. Allora, siamo in macchina, quindi stiamo uscendo, stiamo andando al mercatino. Sono le ore 8:09. 8:15, quello va indietro. Bene, al mercatino di solito andiamo prima, solo che vabbè, oggi vengono anche loro e quando vengono loro si fa sempre tardi. E niente, vi portiamo con noi come annunciato l'altra volta, a vedere dove noi andiamo a trovare le Barbie, vestitini, bla 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 bla. Comunque in genere si va prima, però vabbè. Pa 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 pa. Bella, eh? Bene, niente, dopo questa domani è la vigilia di Natale. E dopo Natale! Qua non vedo l'ora. E dopo domani è Natale! Devo guardare di là. Comunque ragazzi, ci vediamo al mercatino. Ragazzi, stiamo per arrivare, siamo ad Assago. Sei vicino che c'è un sacco di gente qui, eh? Guarda che nebbia ragazzi, guardate che nebbia, male. Guardate. Ma guarda la gente che va tutta qui. Madonna, quanta gente ci sarà, aiutate. Tutto fuori, ma anche dalla porta fuori. Questo è il mercatino. Guardi, mamma. Sì, adesso te li do, guardate. Vai via. Appena trovato. Siamo arrivati. Guarda, già vedo tutto. Fa freddo. Lo metto la merda. Beh. Vale, la bambina sta tremando. Speravo che era per Barbie. Ma non è in macchina? Siamo in macchina noi. È freddo, Alessia? C'ho freddo, Alessia. Tremando, è freddo? Alessia, è freddo? Ma io non lo so, ma che cazzo di pantaloni è da me? Male, sapevi che si va a piedi? Perché andiamo io e te in macchina? No, vado io con lei. Col trattore. Sono lì le Barbie, ci sono Barbie, vedo Barbie, ragazzi. Barbie, Barbie. Lei è carina, però. Ma sono tutte bagnate. Guarda. Questa, guarda che carina. Chissà che corpo porta. Dici che porta corpo Giada? Dici che porta corpo Giada? Queste sono carine. Quella no, quell'altra. Che cos'è? Ha i capelli tagliati. Dove? È stata tagliata. Ah, peccato. Sarebbe carina. Era bella, ma no. E quella? La sacchetta con... Quella cos'è? Cos'è? Guarda che carina. Ma cosa sono due Barbie? Sono Barbie. 5 euro. No, ma di meno, un euro. Questa qui è la cinese, la cinese non cinese perché è scura. Chi è? Saltellare. Ce n'è di Barbie? No, cosa c'è al collo? C'è il collo rotto, diglielo. No, l'ho incastrato però. Si mette a posto quando vuole? Sì, si mette a posto. Dov'è la signora? Questa. Questa quant'è, signora? C'è la casa di Barbie. Anche lì, guarda, ci sono le Barbie in piedi. Ma
Vabbè, solo perché è il periodo. Oh, bella. Scatola umidice, sono tutte umidice e studiamo. Ragazzi, qualcosa ho trovato, guardate. E andiamo avanti. Ho le mani, non vi dico come ce le ho congelate a cercare, non riesco più a tenere le barbe in mano. Pensa su un po'. Simona si vergogna a registrare, non so perché. Guarda, fai vedere le bancarelle. Mamma santa, che pesci. Vidi. La grattugia, volete la grattugia? Oddio. No. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Quanto avrà chiesto per quella casa là? Non lo so, sinceramente non poter. No, andiamo avanti. No. Sto congelando. Mamma mia, stai registrando? Stai registrando? No. Quanto bello. Yeah, we're really, really. Sì, grazie. Di Barbie? No, no, Barbie, stavo guardando. Aspetta, devi correre. Per correre. Aspetta. Oh. No. La. No, le abbiamo già viste. Già viste? Sì, sì. Già comprate? No. L'elettronica con tutto. Guarda, è la carrozzina per Federica. Bene. Quanti libri? Vuoi libri? Vuoi leggere? Vuoi leggere? No, tu vuoi leggere. No. Le macchine fotografiche vintage che hanno un valore. Il tatto è mettono il cofano e trovo anche questo.
No, però no, meglio di no, va. Dove vai? Entra. La gente passa con i televisori in mano. Papi, adesso ti ha calpestato un po' con la cartella. Guarda che ci sono gli occhiali dentro, eh. Vabbè, cosa ci sono? Finito, ragazzi, guardate. Aspetta. Prendi due sacchetti pieni, dopo arriviamo a casa e vi con i panettoni, ma scusa! E vi facciamo vedere cosa abbiamo trovato nello specifico. Alza un po'. Visto i panettoni? No, non li ho visti. Eccoci qua, amici, siamo a casa. Adesso vi facciamo vedere cosa abbiamo trovato. Madonna, guardate il trucco come si è sciolto sotto il freddo. Allora, passiamo a Mille Barbie. Grazie. Allora, iniziamo con Aurora del Disney Store. Abbiamo trovato lei molto bella. Nuda. Dopo. Ma sto guardando. Dopo, passami le Barbie. Aurora del Disney Store. Passami prima le Barbie. Ok. La mia preferita. Una bella sirena. Abbiamo trovato. Un po' molliccia. Non è molliccia, è fatta così perché si siede questa. È proprio fatta così, Simona. Non è molliccia. Perché questa qua dovrebbe nuotare. No, non ha le pile, però si siede così. Si siede. Perché le mani proprio apposta per farla sedere. Ha una corona in testa, la collana, il topperino blu, la coda rosa. E nella pinna c'è la stoffa, ragazzi, guarda che bella. Adesso presumo che si usi così, sì, così è. Così vadi, perché la stoffa si deve vedere dietro e davanti è tutta decorata. Molto 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 bella. I capelli sono colorati, è proprio fatti così colorati. C'ha le ciocche rosa, le ciocche azzurre. Bene, andiamo avanti. Non ho guardato nulla. Ho trovato queste che sono le cupcake. No? Cupcape, lì cupcape, non so cake, quelle. E si chiudono così a torta. Simona, ti vedo. No, non sto facendo niente. Adesso gli tiro uno schiaffo e poi vediamo. Sono del MCO. Passa. Ma sto guardando. L'indianina, abbiamo trovato Barbie indianina, bella nuda, però vabbè, c'ha la sua fascetta qua. La sua fascetta. Ma la devi far vedere? Sì. Qualcosa, sì, bella, molto bella, c'è i capelli neri. Sono tutte da lavare, ragazzi, perché vedete, come avete visto nel mercatino, dal video, come sono messe le Barbie. L'ho tolta. Abbiamo trovato Rina del cartone animato, molto bella, c'è la sua spada, la sua cinturina, arriva macchia, il suo manico e le cose coprispalle, la mantella, c'ha tutto con i suoi macchia, pantaloni rosa macchia, la cintura, molto bella, molto bella. Poi una fata che due fate uguali. Si illuminano, ma solo le pile scariche. Questa si intravede l'illuminazione, dietro c'è un pulsante, ma qual è il due? Uno prima. Ah sì. Si funziona, ma non si vede perché bisogna cambiare le pile. Sono molto belle, trasparenti, hanno le ciocche viola nei capelli. Molto 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 belle. Con i brillantini nel corpo, hanno, vabbè, ve la faccio vedere una, tanto sono uguali, hanno la farfallina in faccia, la bocca tutta glitterata, anche sopra l'occhio è tutto glitterato come il corpo è rosa glitterato, tutto trasparente, molto belle, molto belle. E poi c'è la sua gonnellina dietro che si può staccare, vedete, ma non lo sapevi. Non lo sapevi? E va dentro così, non molto sapevi? Molto bene. E se vado avanti? C'è ancora i suoi boccoli originali. Ok. Bella, c'è pure la ciocchetta rosa. Le altre due cupcake che si chiudono, la come strega, quella di prima. La strega.
la strega. Un'altra, Barbie, questa qua l'ha già fatta vedere. Halloween, sì, un'altra Aurora uguale a quella di prima. E? Questa è la streghetta di Halloween, molto bellina, c'ha la sua collanina ragnatela, senza vestito purtroppo. E vediamo nei capelli una bella ciocca rosa, ciocchettine rosa, molto bella e bionda come al solito, come la classica Barbie, molto bella di viso, molto, siamo molto, molto, molto bella di viso, ragazzi, veramente molto bella. E per ultimo, ho trovato la cinese scura, la cinese Neko scura, gambe rigide, braccia rigide, non è la made to move, ma è rigida, tutta rigida, sono le quelle standard, però sì, è che molto... si trovano nelle scatoline. Sì, quelle le standard sono. Queste sono tutte le Barbie che abbiamo trovato, vi abbiamo fatto vedere una cosa veloce perché a spiegarle tutte, vabbè, non è un unboxing, quindi mettiamo di là. Ora passiamo ai vestiti. Oh, volevo vederli, scusa. Il sacchetto che dei vestiti non è questo. Tranne questo, questo no, è un sacchetto pieno. Allora, partiamo. Oh. Cosa c'è dentro? Un... una poltrona, vestiti. Poltrona a caso, vabbè, un pomidoro, pomidoro pelati, pomidoro, perché non è un pomodoro ma un pomidoro della Cirio. Vabbè. Poi questa gonnellina bellissima. Boh, vabbè. La gonnellina a quadretti, un set di asciugamani che sarebbe carino, questo vestito bellissimo. Che boh, non so, c'è i bottoni dietro, sarebbe della, non so, non c'è marchio. Della mamma di Diego, ma no, quella è verde e non va sull'azzurro. Tutto azzurro con tutti il bordo, molto carino. Un cappotto bello, carino. Carino, bello. Per Ken potrebbe essere, visto che è molto grosso. Sì, molto grosso. Un bel cappotto rosso. Un abito da sposa. Sposa fake. No, non si sa. Bello, molto bello. Sì, mi sa che questo qui era della serie, quelle lì brutte, non di non sono Barbie. Vabbè, mettiamolo nella confezione dei pomidori. Poi una camicia da notte, si presume camicia da notte, non si sa, boh, una camicia. Sai che questo qui io ho una camicia così? Sì, una camicia da notte, una canottiera che presumo può andare bene a Ken perché è molto grande. Perché? Poi un paio di... ma cosa sono? Le mutande di mia nonna. Vabbè. Guarda! Una bella stallopette cucita ma bella. Questa può andare a Skipper. Oh no, 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 stesi, a stesi, stesi. Un scaldamuscolo. Ah, andiamo in sintonia. Ken con lo scaldamuscolo. Tocco. No. Cos'è che c'è? Perline, ragazzi. Beh, magari per fare qualche lavoretto le perline ci stanno. Pantaloncini per Ken. Pantaloncini, sì, presumo per Ken. Perché tante? Anche queste per Ken, perché sono grossi. Ancora? Le mutande di mia nonna. Quante? Una testa di Candy. Una testa grande. Polistil, sì, è di Candy, Candy. Vabbè. Ma riusciremo a trovare il corpo. Questo... non so neanche cosa sia. Vabbè, un non so che cosa sia. Un bell'abito di Barbie, questo è bello.
molto 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 carino, col fiocchettino azzurro tutto brillantinato. Questo Chelsea. Boh, per Chelsea, piccolino. Una gonna. Ah, che abiti, oh. Una gonna. Un... che grande. Beh, una bella camicetta può starci. Beh. Ken. Pantaloni di Ken, la... che a me sembrano quelli delle medie comunque. Una borsetta, ma ci sarà l'altro, sì, ma... una racchetta da tennis che mi sembra lo scolino del pasta. Che pupazzetti qua. Ah, caruccio, se non era rotto il vaso, bello, sarebbe bene nella casa fontana se non fosse rotto, vabbè. Questo cos'è? Traparate ex... ma si apre? Ah, è una valigetta. Ma preparate, bel, di che cosa sia, non lo so, non c'è marca. Non c'è marca, vabbè, non so cosa sia. Angour, cos'è sta roba qua? Beh, a proposito di un elefante, ma cosa mi sa, bicchiere? Cosa c'era di... ah, la teiera di Barbie. Di Barbie? Seriamente di Barbie? Sì, sarà di Barbie anni indietro. Aspetta, non mi dare le scarpette, lasciale qua, poi... un altro pupazzetto, quelli dell'Esselunga. Questo non so cosa sia, un ditale per chi va a cucire. Metti qua le scarpine, poi le faccio vedere, no? No, è rotta. Se non urli... Scusa, l'entusiasmo. Non lo so, boh, questo andrà buttato. Un paio di stivali che mi parlano non uguali. No, sono uguali. Boh, vabbè. Stivali. Oh, Cio, fagiolini. Fagiolini. Un vassoio, carino. Un vassoio per il salame. Di bar. Cosa sia questa cosa? Un vaso di Barbie. Beh. I fiorellini di Barbie che andremo a mettere nel vaso. Vediamo se ci stanno. Ecco, stanno nel vaso. Ancora sti pupazzetti. Un piatto che si è rotto. Si è rotto. Ma Barbie usava queste cose, un macina pepe, beh, un, cos'è sta roba qua, mamma mia, cappellino, ma è rotto però, mamma mia, la sciura lì, oh, uno specchietto di una macchina, ha fatto un incidente, tanto un altro specchietto, un altro specchietto, perché l'altro dov'è? Era quello che ho fatto vedere io. Una giacchettina verde. Un ancora. Adoravano il tè. Un. Diego! Per Barbie è troppo grande. Per Diego! Poi una. Ma che cosa c'era? Mannaggia a me, guarda, ma cosa ho preso? Un non so che cos'è sia. Una borsetta. Ma cosa ho preso? Madonna, io sono andata alla cieca. E I vestiti. I vestiti. Sono demoralizzata, ragazzi, di cosa ho trovato. Se non trovo qualcosa di bello, mi demoralizzo. Cos'è? Un orecchino.
L'orecchino. E questo cos'è? Una supposta? La supposta? Vabbè. Che demoralizzazione, ragazzi, si vede dalla mia faccia. Carina, una macchinina. Ah, questo qua è l'unica forse carina, una macchinina. Bah, vabbè. Questo, ma è per grande per Barbie, no? Vabbè, si può adibire la camicetta da notte. E male all'osso. Che demoralizzazione. Cos'è sta roba qua? Boh, una borsa. L'omino delle nevi. È la macchina di quelli lì. Bratz. Bratz. Queste delle Bratz. Delle baby Bratz. Quelle sì, queste qua. Cosa sia? Non lo so. Vabbè. Ah, questa è carina, dai. Per Ken sarà. Questa? Cos'è sta roba qua? Vabbè. Macchia! Oh! No! Ti congeli! Aspetta, andiamo avanti. Ciotola. Un maglioncino. Più vado avanti e più mi demoralizzo. Un pezzo di plastica. Panda mi sembra una mystery box. Mamma mia, mystery, ma che più mystery non si può, pur bucati, avrà fatto una scorreggia mega barba e avrà bucato. Un'altra borsetta, che bello, che simpatia per queste borsette. Un'altra ciotola, che non è ciotola, ma che non lo so cosa sia, che dentro questo c'è. Questo non ce l'abbiamo noi. Ancora questo. Mamma è nuovo. Mia. Sì, vabbè. Senso. Una pallina. Oh, è caduto. Sarebbe una pentola. Spacca tutto. Un bicchiere. Vabbè, dai, questo può starci. Un sacco. Un altro. Anche questo non ce l'abbiamo. Ciao. Su sto sacchetto, insomma, devo una vita carino questo. È fatto a mano, mi sa. Questo è il più carino che c'è nel sacchetto, fatto a mano, ma mi piace di più di tutti. Questo sarà il cappotto, a me mi pare quello di Candy ba. Pezzo di stoffa a caso. E quella li vendeva 2 euro al pezzo, ma quella è matta. 2 euro di schiaffoni in faccia. Un maglioncino. Adesso si vede questo video. Sì, guarda cosa c'era dentro. Un maglioncino caruccio, cappellino, un vestito da sposa di mia nonna, una gonna con lo strascico, sì, insomma, vabbè. Un asciugamano così a caso, un non so neanche cos'è sia, un lacettino dei panettoni ancora un po', un pantalone, scarpe, stivali a volontà, stivaletti così di un forcone, perché ah sì, forse ci abbiamo il pezzo sotto, no un tubo con non so cosa ci sia dentro, ragazzi, ho trovato un tubo, ecco, punto, nel sacchetto ho trovato un tubo, ecco, nel vero senso della parola, che sta roba è tutto un tubo. Un altro asciugamano, un bouquet. Scarpettine che non ti dico, così. Un asciugamano. Un altro asciugamano, perché Barbie ama lavarsi. Una camicetta caruccia questa, dai. Anche questa è bellina, guarda. Sì, non è male. Questa camicetta è molto carina. Che entusiasmo aprire sto sacchetto. Che entusiasmo, una ragazzi. Mystery box. Cioè, entusiasmante.
perché tu hai preso senza guardare, non hai guardato. Vabbè, vorrei, non ti ho chiesto tanto, No, voleva di più. Ma ti tiro uno sceffo, guarda, questo è quello per innaffiare le piante. Oh caruccio, ecco, metto sopra qua questo. Cos'è, cartone? Povera Barbie, sarà stato pure di una Barbie, ma povera guarda, Barbie, io metto così e questo resta in piedi. È una molletta deforme. Ancora si cosi. Fa vedere? No, questo barbuto, ce l'abbiamo. Barbumen. Una pentola per Barbie. Una scodellina per Barbie. Cos'è sta roba qui? Madonna santa. Mi piacerebbe tornare indietro e ridargli. Una gonnellina. Ah sì, questo è del cavallo. Sono dei cavalli, i zoccoli dei cavalli, i bigodini. Come faccio i bigodini? Cos'è questa roba qua? Ma cos'è? Questo cosa sia? Vabbè, un'altra scodella riparata, un altro bamboccio. Mamma mia, sta andando una lezione lunga, eh. Scarpette, sigaretti. Ma cos'è, un gabinetto? Un mini gabinetto, boh. E tu essi Simona, questo tu essi di Simona. Dai, è vero, il tuo gabinetto sto. Ah bella, una spazzola, va. Ci voleva, dai, dopo tutto sto sacchetto ci vuole. Oh, boh. Giacchettina, che entusiasmo. Questi mi sa che sono quelli di Candy Candy. C'è adesso. Una formina, non so cosa. Un altro stivale. Questi sono di Candy Candy. Una borsa, cos'è? Una cappella? Una, no, una borsa, peruccia, dai. Amo sti cosi, mamma mia. Una... Che schifo, c'è la terra, sembra. Fascia. Oh! Un altro, nuovo. Un altro stivale. C'è nuovo, che non... Ah, questo è il pestaio. Ma no, c'è ancora no, tanta roba, Madonna, spiare, ma muoviti, dai. Tumma, carne tutta polpa. Carne tutta polpa, Rio. Carne tutta polpa. Compratela, è molto buona. Un altro stivale, caduto stivale. Era un vaso. Era un vaso con i fiori. Un'altra scarpetta, muoviti su Simona. Carina la gonnella. Ah, questa è molto questa bella. Questa è molto bella. Oh, era cosa ora. C'è scritto? Jeans. Questa è bella. Peccato che è rotta la cerniera, però a te frega niente. Infatti. Questa è molto bella. Altro per la palestra stivale di Stefano. Altro stivale. Cos'è sta roba? Un altro pezzo qui. Vabbè, dai, per fare qualche vestitino di Barbie ci sta. Una giubbetta. Un vestitino. Ah, questo box qua è. Dovremmo comprare più mystery box. Il pestaio. Pestaio. Che bello, mystery box. La nostra pista. Pista. Sì, pista, questo qua la nostra prima pista di box. Cosa c'è dentro? Oddio, cos'è? Non si sa. Cos'è questa roba? Non so, ma ho un'impressione che siano del mulino bianco.
perché già queste qua non chi lo sta facendo macchia? Oddio, mamma, cos'è? Ma che dov'è? Oh mamma, aspettatemi qua ragazze, dai, andiamo avanti. Oh, che avevi detto che belli tanti. Sì, pantaloni anche questi scureggiati. Un non so cosa sia. Sciarpa. Sciarpa. Un asciugamano, mamma mia. Un oh. Mi viene da piangere. Un mago. Ah, un orecchino. Ah, la valigetta. Questo è carino. Se ci fosse brava, un altro. Braparate. Scarpette. Ah, queste sono le sorpresine Kinder, era ora. Pagella. Ah, mamma, attenzione. La pagella di Simona. Matematica. Dai, Alessia! Matematica. Ma perché non mette a fuoco? Matematica. Metti a fuoco? Matematica 4 e italiano 4. Oh, matematica, guarda che non ho la sufficienza quest'anno, eh. Quest'anno. Cos'è? Un termometro. C'è la magliettina. Ah. Quanti cose utili. Guarda il picchietto legato. Allora, dire una cosa, questo me lo prendo. Ale, un attimo. Vai di lava. No. È meglio. Queste. Io non so se scatoline, ma mi dicono qualcosa. Boh, se vi dicono a voi qualcosa scrivetemelo nei commenti. Ah sì, perché c'è l'altra paletta, perché sì. Mio. Mm. Ale! Mi fa casino di pomodori! Rio! Rio! L'hanno già visto! Cos'è quella? Ah! Beh, eh? Ah, qualcosina di corino! Vedo dopo tanto tempo! Che l'ho trovato doppio. No, faccio la tradizione quindi me lo tengo. Ma cosa? Faccio. Vedi allora che ho ragione, il mulino bianco. Mazza, allora avevo ragione. È tutto un desetto di mulino bianco. Sì, mi sa di sì, avevo ragione allora, perché se c'è questa sono tutti nel mulino bianco gli altri. Giocano in tre. Eh sì, allora c'è la quarta. Una conchiglia. Oh, si sente il mare. Veramente? Giuro. Dammi. Vabbè dai, tu sei sorda, dai. È vero. Allora. Ma dai, più veloce, tanto è robaccia. Mamma mia. Vabbè, quanto l'hai pagato? 5 euro? Boh, non mi ricordo. Questa è carina. Mystery box, è la nostra prima mystery box, mamma. Questo è bene. Ma sento proprio il vento io. Dai, è finita la roba? Madonna mia, qualcosa esce, i topi? No, il topo che ho trovato prima.
un altro asciugamano. Poi si è trovato una forbice. Una puzza qua dentro. Ah, un paio di ciabatte. La gonna. Ma questo è un tappo di qualcosa. Un pezzo di plastica, un altro pezzo. No, me lo metto in bocca così. Non ti mettere. Uaah, lo schifo. Pantaloni con scritto Barbie. Barbie si chiama. Ma... Barbie. Qua non c'è niente, c'è in senso. Non so tutto. Era nel sacchetto della pattumiera perché lo stavano buttando questo, lo dico io. Finito! Bene amici, con questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Questi sono Stati Uniti. Con questo video è tutto. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento ai prossimi video. Non so quando, quanti ne caricherò al giorno, però ragazzi, non sono tuoi. Ciccia, metti un attimo giù adesso. E niente, ci vediamo poi. Ciao ragazzi, ciao! Ciao!